pomeriggio. Grazie. Ciao, buon pomeriggio a voi. Allora, buonasera. Si accomodi. Eccoci. Cara romagnola puro sangue. Esatto, riccionese doc. Ne parleremo tra poco, come parleremo anche del tuo impegno per questa fondazione molto importante. Prima però, visto che si è trattato di Miss, riguardo questa manifestazione, spesso mi sento dire: ero lì per caso, avevo accompagnato un'amica. Invece per te com'è andata? Quelle frasi fatte da circostanza. Allora, quello è stato l'unico momento in cui mi sono fatta sentire di fronte ai miei genitori. Nel senso che io ero una ragazzina molto, molto per bene, molto brava, molto a modo. Andavo a scuola, liceo scientifico, facevo danza classica al pomeriggio. Ero quasi anche un po' tonta, passami il termine, nel senso che non avevo mai dato problemi. Si diceva: ah no, il motorino no, 18 anni, va bene, il sabato sera non si va in discoteca, va bene. E quindi io rispettavo le regole. Anche perché i tuoi, gente pratica, concreta. I miei hanno avuto un ristorante per tanti anni. Mia madre mi ha avuto molto giovane, perché a 17 anni era già mamma, quindi forse un po' iperprotettiva. Sta di fatto che io lì presi la decisione di andare a Miss Italia, perché lo guardavo sempre in TV e quindi imitavo un po' le Miss anche in casa, sfilavo, ondeggiavo un po' come loro, guardavo quello e il Festival Bar quando ero piccina. E quindi alla richiesta di partecipare al concorso non erano felici, però non mi hanno potuto dire di no. E così andai, prima a Castrocaro. È talmente carina, in fin dei conti. E poi talmente tornerà a casa, perché per loro, così come iniziata questa esperienza, sarebbe finita. Certo. E quindi è stato un po' uno shock in casa. Ma perché stavo pensando, dice, sai, facevo a casa le prove da Miss, tipo: Martina, mi porti l'acqua per favore, che e tu e io facevo finta di avere una fascia addosso e sfilavo per casa. Meraviglioso. Ma sai, in quei tempi non c'erano i talent show, non c'erano i reality. Scusa, non c'erano ancora le veline. Parliamo del 91. Siamo tra amici, eccoci qua, no? Parliamo di un po' di anni fa, Tiberio. Alziamoci un attimo. Fai conto, come si chiama papà? Maurizio. Papà Maurizio. Martina, per favore, ho dimenticato l'acqua. Porti l'acqua, per favore. Sì, papi. A 16 anni una ragazza ha tutto il diritto di vivere la sua adolescenza. Miss Italia ti ha dato molto, ma forse ha tolto anche qualcosa ai tuoi 16 anni. Sì, ha tolto quel bellissimo periodo di spensieratezza e di, così, di anche un po' di scemenza, nel senso che ci vuole l'essere ingenue, ci vuole anche lo sperimentare, ci vuole anche farsi male e pagare sulla propria pelle dei tuoi errori. Però sono tutte situazioni che ti fanno crescere, che ti fanno maturare. E io sono maturata alla velocità della luce, perché comunque da quella corona in testa lì sono diventata grande. E quindi mi sono poi trasferita a Milano, ho iniziato la carriera prima come modella, poi in televisione, poi come attrice. Ho scritto un'autobiografia, poi ho fatto una mostra di fotografie, esatto, fatte da me su di me. E di punto in bianco quella ragazzina è dovuta diventare donna. Ma va benissimo, lo rifarei subito. Va bene così. Assolutamente.